Buongiorno, buongiorno a tutti. Guardate dove mi trovo, spettacolare. In realtà è un parcheggio, ma è in alto sopra il porto di Genova. Guardate che spettacolo. Giro completo, però così sono, guardate la ruota panoramica, così sono, però posso prendere il sole come si deve. E un saluto a tutti. E i modelli non vanno bene per chi è appassionato di dinamicità, freddo e neve, eccetera. Come al solito si susseguono ora i commenti mostro, anticiclone, mi piace questa parola, ormai usata per terrorizzare come se fosse il male assoluto. A Natale non è infrequente che ci siano forti anticicloni, perché come dicevamo il getto zonale, ovvero col vortice polare forte che alza il getto, cioè la linea di demarcazione tra aria calda subtropicale, anticiclonica e quella fredda polare, sale di latitudine, quindi le correnti sono tese da ovest verso est. Capita spesso. Quest'anno finora sembrava ci potesse essere un'ondulazione, una saccatura. Ancora il modello europeo, appunto, c'è questa diciamo corrente nord-occidentale, quindi può rimanere defilato verso ovest. Stasera vi aggiornerò meglio, seguirò più dettagliatamente. Intanto vi aggiorno al volo qua, guardate Genova dietro di me, splendida. E infatti è una giornata limpidissima anche a Genova. È così per adesso. Ripeto, l'inverno in realtà ha ottime premesse, però dobbiamo prendere quello che c'è. Oggi i modelli non danno significativi passaggi perturbati, non danno nemmeno il piano anticiclone. Probabilmente l'europeo, vedrete, farà una via di mezzo, però adesso una saccatura artica non è in visione. Io vi aggiornerò come sempre, come vi ho detto, e andrò alla ricerca di quelle che possono essere le ipotesi più congeniali a noi. Tranquilli che non vi abbandono affatto. Stasera aggiornamenti, ma nel frattempo guardate che splendido panorama. Giornata stupenda per chi ama un po' il mare. Un abbraccio a tutti, ma ci rivediamo molto presto. Meteoscienza c'è. C'è sempre un ultimo panorama, eccolo, ciao ciao!